Ciao a tutti ragazzi, sono Stella, siamo nel canale dei Watermelon. Oggi, visto che nello scorso video, se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, poi ritornate a vedere questo, vabbè. Ho preso un gatto, finalmente mio papà si è convinto. Cioè, mia mamma l'ha sfinito, quindi va bene, vabbè, comunque questi sono dettagli. E oggi vi mostrerò appunto le cose che abbiamo preso. Vi mostro tutto per bene. Qua abbiamo appunto il sacchetto dell'Arca Planet, perché tutte le cose che ho preso praticamente le ho prese lì. O comunque alcune cose non le ho prese lì, ma le potete anche trovare dall'Arca Planet, perché mia mamma è stata sia all'Arca Planet che in un altro negozio che è in questo paese. Che però, come vi ho già detto, ha le cose che ha l'Arca Planet, cioè sono le stesse, quindi le potete trovare anche lì. Vabbè, comunque iniziamo. Non è questo l'unico sacchetto, ma ce n'è un altro, ci sono altre cose là, meno importanti, che vi mostrerò dopo. Innanzitutto, vabbè, partiamo dalla cuccia, anzi. Allora, questa in realtà non l'ho presa da Arca Planet, era la cosa più importante, quindi vi voglio mostrare per prima questa. Che è appunto la cuccia che abbiamo preso su Amazon. Questa parte è tutta fatta di cartone, anche sopra. Cioè, ai lati, sopra e anche sotto, che adesso non vi sto a mostrare, è fatta di cartone. E questo a cosa serve? Per questo giochino. Penso anche, magari anche per farsi le unghie, non lo so. Però fondamentalmente è creato per questo cosetto, che è un giochino che tu puoi spostare dove vuoi facendo dei buchi. Noi abbiamo fatto questo, lo lasceremo qua finché non diventerà più, che si toglie tipo, vabbè. Comunque questo topino che adoro il mio gatto, cioè per chi non lo sapesse si chiama Leo, perché mia sorella, in realtà i padroni lo chiamavano Naso, però a mia sorella piaceva tantissimo Leo, è un leoncino, Leo, quindi l'abbiamo chiamato Leo, che tra l'altro si chiama come il gatto di un'altra mia amica. Vabbè, fa lo stesso, questi sono dettagli, vabbè. Quindi c'è questo giochino che è incorporato nella... Ecco perché non volevi chiamarlo Leo. No. Chi ce l'ha il gatto che si chiama Leo? La Martina. Ah. No, vabbè, comunque sicuramente l'avrà chiamato anche così perché segue... delle youtuber che hanno il cane che si chiama così, lei è fissata, vabbè. Pure. Vabbè, però Leo comunque ci sta, secondo me è carino come nome, è affettuoso. E raga, pensate, perché i miei genitori mi hanno fatto una sorpresa, visto che sono tornata ieri dal campus, sono tornata e mi hanno fatto appunto questa sorpresa, quindi io tra l'altro, scema, perché il gatto qua non c'era, ho detto ma è un gatto o un cane, cioè vedete la forma della cuccia, io sono proprio scema. Ho visto queste cose, le ciotole. E non ho riconosciuto che era un gatto. Beh, comunque, la cuccia è bellissima, secondo me. E poi ovviamente abbiamo anche la ciotola. Che ragazzi, è troppo carina, guardate. Qua ci sono delle parti in legno. E qua c'è la ciotolina azzurra. E io la adoro, perché è bellissima. Ma mi spiegate perché ogni volta lascia tre croccantini in croce? Cioè, io questa cosa non la capisco, va. Comunque, insieme alla cuccia, qua ci abbiamo messo di lato. A parte che qua c'ha i mucchini per, vedete? Hi! Raga, comunque, per chi se lo stesse chiedendo adesso, no, non è nella cuccia. Sta dormendo sulla mensola più in alto in camera di mia sorella. Perché è letteralmente incastrato tra una scatola e l'altra. Cioè. E, vabbè, comunque, insieme alla cuccia anche questo cuscino che a volte ci si mette. Ogni tanto ci va, anche solo sopra, non a dormire, ma ci cammina sopra. Vabbè, glielo lasciamo così almeno, magari si riposa. Comunque, ora iniziamo con le cose un pochino più per giocare o il cibo. Vabbè, comunque le cose un pochino meno importanti. La cuccia vi ho già fatto vedere, quindi ok. Iniziamo da questo giochino, ok? Che letteralmente c'è i tentacoli che fanno rumore. Come della carta o della plastica, così un po'. Un ASMR, ok? Speriamo di non aver scusato. E vabbè, appunto, come vi ho fatto sentire, la testa fa rumore, vabbè. Quindi è un polpo super carino, che prima gliel'ho passato per farglielo vedere, e lui l'ha buttato giù. No, dalla mensola. No, non dalla mensola, dallo scaffale. Boh, vabbè, speriamo che gli sia piaciuto. E è costato, ho tolto l'etichetta, ma dovrebbe essere costato, non me lo ricordo, 8,50 euro mi sembra. Quindi, perché non,
Comunque è un po' tanto per questo polpo, eh. Vabbè. Secondo me. Poi abbiamo il cibo, che è veramente tanto. Io, a me sembra una maschera viso, raga. Secondo me si fa skincare in realtà. Vabbè, è una mousse. Non detergente, no, è del cibo. È una mousse da mangiare. E sinceramente, secondo me, è buona. È al salmone e pollo. Ah, ma sai che secondo me non è male? Ed è costata 1,55 euro. Se volete sapere il prezzo. Se avete anche voi un gatto, scrivete hashtag cat sotto i commenti. Mentre se avete un altro animale, come magari cane o comunque qualsiasi animale domestico che avete in casa, scrivete il nome dell'animale sotto i commenti. Comunque, quindi questa che è troppo carina, che cioè anche la confezione, raga. Come fate? Cioè, bellissima. L'adoro. Vabbè, proseguiamo. Mi fanno troppo ridere le confezioni, comunque. Sono salamini, sembrano. Boh, mi sa che è tipo carne. Ingredienti naturali. Ah, manzo, eccolo! Carne, sì, c'avevo ragione. Che sono, sembrano salamini, ragazzi, vedete? E niente, sono super carini. Sicuramente li vorrà mangiare tutti. Comunque questi, cioè, non glieli daremo sempre, perché comunque questi neanche fanno benissimo. Ma li mangerà solamente come premio. Cioè, li mangerà una volta ogni tanto. Questi saranno tipo come la Nutella per me, che io ce l'ho sempre in casa. Cioè, non è vero, però non ce l'ho sempre, ce l'ho ora. Però comunque deve essere una cosa che si deve meritare. Una cosa veramente molto buona. Cioè, se gli piace. Poi, se adesso non gli piace, ci mango molto male. Poi, altro cibo. Questo è carne, sembra sempre carne. E si presenta così, come vedete nell'immagine. Ma a me sembra sempre una mousse. Però deve esserci questi pezzettini tipo dentro. Dovrebbero. Poi non si sa mai. Ma comunque guardate la faccia dei gatti, cioè, ma io sto morendo veramente. Vabbè, è bellissimo anche questo. Buonissimo secondo me. E potrebbe piacergli. 1,89 euro è costato. Lo volete comprare. Poi, come ultima cosa in questo sacchetto, abbiamo, ma pensavo fosse salmone secco, perché guardate, cioè l'immagine salmone secco, no, non ho mai visto dai del salmone secco, no raga, sono crocchette queste qui, quindi no, non è salmone secco, sono al salmone. Però sono al salmone. Ah no, ma queste sono al pollo. Vabbè, quindi queste sono al pollo, che sono queste qui. Sto facendo confusione, non ci starete capendo niente, ma queste sono al pollo e queste sono al salmone. Dovrebbero presentarsi uguale, però poi hanno sapori diversi, appunto. Quindi, ok, scusate per lo sbagliamento. ASMR. E comunque, come avrete già notato sicuramente, 3,39 euro. Secondo me va bene, comunque è tanto cibo, quindi ci sta. E appunto, visto che è un cucciolo, ragazzi, dovrà mangiare più volte al giorno. E quindi dovremo spendere più soldi all'inizio per queste cose. Dovremo dargli più cibo, comprare più cibo. Perché è piccolino, appunto, come ho appena detto. Quindi abbiamo comprato tantissimo cibo. Ma ora, basta cibo. Passiamo ai bisogni. Eh sì, ragazzi, anche questo, no? Dopo, se riesco, vi mostro la lettiera, ma tanto non è che sia una cosa importantissima. Comunque questa è la sabbietta che si mette appunto nella lettiera per fare i bisognini al gatto. Yeah! Che poi noi lo mettiamo tipo in un sacchettino e poi lo buttiamo, perché sennò l'abbiamo presa autoagglomerante al sapone di Marsiglia, come potete notare, ed è molto buono l'odore, infatti anche se fa a volte, ecco, lo sapete, la cazzina. Comunque profuma abbastanza, perché appunto la salita è profumata, quindi va benissimo. Ultima cosa, o penultima, no, penultima, perché poi mi sono dimenticata di farvi vedere un regalo che ci hanno dato ieri, tra l'altro ieri, insieme al gattino. E guardate, vabbè, questa non ce l'hanno regalata, l'abbiamo presa in un negozio qua che c'è, però voi ovviamente potete anche trovare Dark Planet, penso, o comunque ce ne saranno tanti. Comunque tiragraffi normalissimo, semplice,
con questa pallina che fa rumore. Impazzirà anche per questa? Lo scopriremo. Però almeno non si fa le unghie poi nei cuscini. Ora finalmente non si farà le unghie nei cuscini, forse, e le lenzuola, perché raga oggi si è tipo aggrappato alle lenzuola che stava cadendo dal letto di Chloe, quello di sotto per fortuna, si è tenuto così e stava cadendo, vabbè, però meno male, adesso c'ha il suo giochino. In tutto ciò lui sta dormendo, cioè noi abbiamo comprato un botto di robe e lui sta dormendo, non lo sa neanche, solo questo ha visto, che non so neanche se gli è piaciuto. Beh, comunque, se volete altri video, si è sbrigato. Ultima cosa, una cosa che gli piace tantissimo, questa piuma, che è una piuma di un uccello, di un pappagallo, scusatemi, e ce l'hanno regalata l'altro ieri insieme al gattino. Cioè, sono troppo contenta perché questo, io ogni volta vado in giro per la casa e gli faccio così, e lui corre da tutte le parti e prende pure le testate, vabbè, comunque questo è un altro discorso. Quindi, le cose che abbiamo preso per il nostro gatto, no, non si sono concluse perché abbiamo anche la spazzola e la forbicina. Queste sono appunto le cose che mi stavo dimenticando perché, boh, non sono molto importanti, però spazzolina semplicissima, l'abbiamo pagata 12 euro, secondo me è un po' tanto per una spazzola, però non gli dobbiamo spazzare la coda, sennò diventa un ratto, ragazzi, cioè nel senso, poi gli cadono tutti i peli della coda, quindi non gliela spazzoleremo mai, e però è carinissimo secondo me il colore comunque. Va benissimo. E per appunto questa forbicina normalissima per tagliare le sue unghiette, perché quando noi le avevamo tagliate ieri ce le aveva ancora appuntite e quindi se ci graffiava ci faceva male, invece oggi no, e per fortuna non ci ha fatto niente. Poi lui in generale di mattina, soprattutto di pomeriggio, è anche bravo, cioè noi gli mettiamo la zampa, noi gliela coccoliamo, lui sta zitto, non per vantarmi, perché sinceramente secondo me è molto bravo. Quindi l'abbiamo fatto per una questione di sicurezza per noi. E se appunto si è fatte tagliare anche volentieri, cioè anche lo spazzolare, lui si voleva spazzolare, stranamente. Cioè il gatto di mia zia non gli piace molto spazzolarsi. Vabbè, è lo stesso. Cioè, o almeno non credo. E beh, comunque anche stamattina l'ho spazzolato. E niente, se volete altri video con il mio gatto che vi mostra cose per il mio gatto in generale, video su di lui, scrivetelo sotto i commenti ovviamente cosa vorreste, anche tipo fai un video in cui fai giocare il tuo gatto, fai un video qualunque cosa, basta che non mi chiedete di farlo uscire perché io non lo faccio uscire. Vabbè, comunque, quindi il video si conclude qua, mi raccomando ragazzi perché voglio fare tantissimi video con questo gattino. E noi ci vediamo al prossimo video. Ah, e scrivete anche sotto i commenti se vi sono piaciute tutte queste cose e se avete già una di queste cosine tipo giochini, tiragraffi, cuccia, che siamo matchati. Ciao.